Zaia, presidente Regione Veneto. Buongiorno, presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei per essere con noi per parlare di cose. I temi sono veramente tanti, però intanto la stesura del nuovo patto per la salute, ovvero l'accordo tra Stato e Regioni, finora triennale, che possiamo dire rappresenta una sorta di piano regolatore per il settore, riparte, anche se per la verità il processo non si è mai del tutto arrestato, ma possiamo dire che questo piano regolatore della sanità intanto deve fare i conti con la legge di stabilità. È sempre più difficile organizzare il lavoro all'interno delle regioni, presidente. Beh, guardi, lei dice bene, ricordiamo a tutti i cittadini che sotto il nome o dietro il nome di legge di stabilità si nasconde il vecchio concetto, il vecchio termine di legge finanziaria, cioè di fatto è il bilancio dello Stato. È una programmazione che è in corso in queste ore, è oggetto di discussione in Parlamento. È una legge di stabilità, mi permette di dirlo, che qualcuno intravede come molto illuminata e lungimirante. La verità è che, togliendo anche le ultime detrazioni che i cittadini avevano rispetto a, che so, a lavori sulla casa o ad altre partite del genere, è una legge che comunque sancisce che aumenta la pressione fiscale. In un paese dove, lo dice Marchionne, e quindi lo dice una fonte autorevole, ma lo dicono anche molti dei miei imprenditori, dove la tassazione, la pressione fiscale media è del 68,5% contro una media europea del 46%. È anche vero, a supporto di quello che lei sta dicendo, presidente, che tra il 2011 e il 2015 le regioni hanno avuto e avranno comunque minori entrate in sanità per oltre 31 miliardi. Beh, guardi, questa è un'autentica tragedia, perché parliamo della salute dei cittadini. Parliamo della qualità dell'erogazione dei servizi, parliamo anche dei tanti sacrifici che si sono fatti. Ad esempio il mio Veneto in questi ultimi anni ha ristrutturato in maniera forte e importante, in tempi non sospetti, quando c'era ancora il tempo delle vacche grasse, ha saputo e ha avuto il coraggio di chiudere ospedali non più funzionali e non più competitivi, ha saputo investire in nuove tecnologie e oggi noi in Veneto abbiamo la certezza di essere la prima sanità d'Italia. Però con i continui tagli qualche imbarazzo ci viene, perché poi io ho aperto gli ospedali di notte, lunedì, mercoledì, sabato e la domenica dalle 20 alle 24. Beh, questa è una buona novità, no, presidente? Beh sì, è la volontà di aver mantenuto un accordo, una sorta di promessa fatta ai cittadini, l'abbattimento delle liste d'attesa. Le si fanno non comprando nuove macchine, non nuovi mammografi, nuove TAC, nuove risonanze, ma bensì facendole lavorare di più. E questo significa che userò di più queste macchine e andranno in ammortamento prima, quindi diventeranno vecchie prima, è come l'automobile, no? Più la usi, più si consuma e prima la devi cambiare, e cambiandole prima non costringerò una signora a farsi una mammografia con una macchina magari di 15-20 anni, ma la farà sempre con una macchina di ultima generazione. Dovrebbero un po', l'esempio dovrebbe essere, mi permetto di dire, seguito un po' da tutta la penisola. Quindi lei è stato rassicurato dalle dichiarazioni anche del Fondo Sanitario che nel 2014 passerà da 107,9, diciamo 108 miliardi a circa 110 miliardi di euro. L'impegno del governo c'è di aumentarlo in qualche modo, anche se non di tantissimo, di 2 miliardi comunque, presidente. Beh, senta, bisognerà vedere anche quali saranno le modalità. Io sono per i costi standard, perché se l'aumento deve essere in maniera orizzontale per tutti, per i virtuosi come noi e altre regioni e per gli spreconi come qualcun altro, le dico che non sono d'accordo. Ma glielo dico perché siamo una delle 5 regioni con un residuo fiscale attivo. Che cos'è il residuo fiscale? Sostanzialmente tu paghi le tasse a Roma e se lasci lì più tasse di quelli che a Roma ti restituisce, vuol dire che è un residuo fiscale attivo. Il Veneto ce l'ha, cioè lascia 21 miliardi di tasse all'anno. Le do solo un dato: l'erogazione di Roma sulla sanità è di 8 miliardi e 6, per cui quindi possiamo parlare a ragion veduta e anche qualche volta mi permetta di alzare la voce. No, lei insomma la conosciamo abbastanza, i toni sono sempre decisi ma come dire moderati, presidente, mi permetto sempre di dire. E certo, avete parlato tanto di patto per la salute, anche Vasco Errani, che è il presidente della conferenza delle regioni, su questo patto per la salute ci sta puntando molto. Cerchiamo di capire intanto di cosa parliamo. Beh, si tratta sostanzialmente della brutto termine, brutto esempio, ma rende l'idea, della suddivisione in fette della torta della sanità, dei famosi 107/110 sì, miliardi di euro. Ad ogni regione spetta, secondo dei parametri, una quota, una fetta di questa torta. E fin qui tutto bene. Noi chiediamo, quando dico noi, dico il Veneto, anche qualche altra regione, chiediamo con forza l'introduzione dei costi standard. Cioè, mi spiego,
faccio un esempio. Che cos'è il costo standard? I costi standard sono già pronti dal 2011. Cosa sono questi costi standard, Presidente? Glielo dico in due parole. Sostanzialmente si sono analizzati tutti i costi più virtuosi, i migliori costi per ogni fornitura e per ogni erogazione di servizio della sanità. Sì. Che so, il costo più virtuoso nell'acquisto di una siringa in Italia è 4 centesimi. Ci sono regioni che non la pagano 4 centesimi come il Veneto, ma la pagano fino a 24-26 centesimi. Altro esempio, il pasto in ospedale in Veneto, fornito a un paziente, ha un costo medio di 6,5 euro. Ci sono delle regioni in giro per l'Italia dove il costo di quel pasto arriva a 60-80 euro. Costa di più che portare il paziente in un ristorante a una stella Michelin, lei capisce che così non può funzionare. Non dovrebbe intervenire, se n'era anche dibattuto in realtà nei mesi scorsi, Bruxelles in tutto questo, Presidente? Ma si sa, Bruxelles sta facendo un po' la politica del cucù, nel senso che entra e esce dall'orologio, come il cucù. Per dire cosa? Per dire che non è che Bruxelles può mettersi di mezzo quando gli fa comodo e sparire quando non gli fa comodo. L'esempio eclatante è la partita di Lampedusa. Lampedusa non è il confine dell'Italia, è il confine dell'Europa, e Bruxelles lì è totalmente latitante. Vuoi farsi sentire sui costi standard? Ben venga, però io penso che la verità è che se noi applicassimo i costi standard e quindi la virtuosità per tutti, noi avremmo un risparmio di 30 miliardi all'anno che potremmo dedicare all'occupazione giovanile, potremmo dedicare alla promozione dell'economia e cuneo fiscale, ad abbassare le tasse, perché poi 30 miliardi sono una grande cifra, valgono qualche finanziaria. Direi proprio di sì, almeno una manovra, Presidente. Però una manovrona, anche perché il progetto sui costi standard, che onestamente risolverebbe tanti problemi, come lei sta dicendo, era nel cassetto da già 2 anni. Questo è eredità lasciata dall'ultimo governo Berlusconi del centrodestra, ma guardi, non ne faccio una questione di politica, però è anche vero che è stata una dei pallini sui quali noi abbiamo sempre investito durante quel governo, io ero anche ministro, e quindi a novembre 2011, quando Berlusconi si dimette, se ne va e arriva Monti sul tavolo, ha già i costi standard, perché poi c'è una società del Ministero delle Finanze che è stata incaricata per anni per redigere i costi standard, per cui si sa tutto ormai dei costi standard. È un po' come una famiglia: se si decide che tutti devono alzarsi alle 8 del mattino, andare a lavorare, il weekend a riposare e avere una o due settimane di ferie, non può esistere che qualcuno in famiglia non si alza alle 8 del mattino, si alza a mezzogiorno, non va a lavorare e fa sempre festa. È chiaro. Questo vuol dire non applicare i costi standard. Si è parlato molto, Presidente, e lei ovviamente di sanità ne deve anche capire come, vista la competenza, di questa riconversione degli ospedali troppo piccoli, un'operazione che in Veneto è già stata fatta. A che punto siamo? Ma guardi, una preghiera e un messaggio ai cittadini, non solo ai veneti. Noi l'abbiamo fatta e stiamo ristrutturando, abbiamo ristrutturato bene. Le faccio solo un esempio per far capire ai cittadini che a volte alcune battaglie non servono. Una radioterapia con una macchina tradizionale è una radioterapia che ti espone a mezz'ora di radiazioni e ti massacra anche le cellule sane, i tessuti sani, non solo quelli tumorali. Ecco, oggi ci sono macchine di ultima generazione, noi le abbiamo acquistate, l'acceleratore lineare per dire, che ti espone 2 minuti a questa terapia. Ed è una sorta di caccia di precisione, cioè colpisce solo cellule tumorali. E però per avere macchine all'avanguardia bisogna creare degli hub provinciali, cioè quindi a chiedere ai cittadini di farsi 15-20 km come nel caso della mia regione, non di più, non chiediamo di più. Se poi uno vuole la radioterapia nell'ultimo miglio, nell'ospedale vicino a casa, dice io dico no. Qualcun altro dice vabbè, allora vi dovete accontentare, io dico di no, perché comunque come la radioterapia esistono altre partite, che so, per lo screening della prostata, i robot per gli interventi chirurgici della prostata, piuttosto che i mammografi di ultima generazione, e la prototerapia, tutte cose che si possono fare se si hanno economie di scala. Del resto giriamo in autobus, non abbiamo più il carretto con il cavallo. Lei sta sposando un po' quello che dice anche il ministro Lorenzin, Zaia, cioè che sì, cercare di ottenere il miglior recovero, ma evitare anche quelli inutili, voglio dire, abbiamo ancora qualche secondo. Ma guardi, le do solo un dato, a mio avviso in maniera quasi virtuale, qualcuno potrebbe dire utopica, senti cosa dice Zaia, l'ospedale del futuro
sarà un ospedale senza letti, staremo sempre di meno in ospedale, ci affideremo sempre di più al day surgery, al day hospital, cioè andiamo in ospedale, torniamo a casa poi dopo la cura, e questo accade già. Ma le do un dato, il Veneto ha un'ospedalizzazione media di 7 giorni, cioè mediamente il paziente resta 7 giorni in ospedale. In giro per l'Italia, evito di dire le regioni, l'ospedalizzazione media di 30 giorni. È stato chiarissimo, è stato chiarissimo, Presidente. Chissà che qualcuno non sposi poi il suo progetto. Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, grazie a tutti.